Guarda qua, che beccheria. Gabri, cos'è che non hai portato oggi? Ah, l'imbrago. Mi ha detto, andiamo a sciare, poi arriviamo qui e ci siamo accorti, manca l'imbrago. L'imbrago ti dà solo l'idea di quello che andremo a fare oggi, che sarà epico, direi. Le aspettative sono altissime per oggi, ragazzi. Esperienza del genere mai fatta, non so. Mai. Mai, nessuno di voi, vero? Te, Gabri, mai fatta? Sì, dai, senza imbrago, ma più o meno. Con l'imbrago vuol dire che sei... Siamo level up. Next, esatto, level up, next level. Adesso stiamo, tra l'altro, aspettando la guida che ci deve raggiungere. Siamo a Chamonix, andiamo a sciare, come si chiama il posto? Non mi ricordo. Val Blanche. Dai, tra l'altro, guardate, dopo li tiro fuori e ve li faccio vedere meglio, però... Larghezza sci. Ma Gabri, prima di iniziare, vediamo se guardi abbastanza i miei video. Sì. Cosa? Io schippo sempre. Sempre. Cosa c'è prima di iniziare? La sigla. Bravo! Quindi ripetiamo? La sigla. Abbiamo appena scoperto che una risalita, perché tanto ne faremo una, perché la discesa è molto lunga, si mette 6 ore, 20 km di discesa, in cui non sarà solo discesa ma sarà un po' un'esplorazione. Comunque, una risalita, 50 euro. Onesto. Regge la struttura, Gabri? Per 50 euro. Per 50 euro. Non te l'ha segnato? Abbiamo appena beccato la guida, che ci ha spiegato in Giappone un altro loro cliente. Questo loro cliente purtroppo è rimasto sotto una valanga e morto. La prima cosa che ci ha detto la guida. Ci sta. La faccia è sconcertata. Poteva risparmiarcelo. Vabbè. Almeno iniziamo con un po' di brio. Siamo nel mood. Imbrago time. Imbrago time. Braghetto? Robin Braghetto? O Robin Bragotto? Robin Bragotto si chiama questo. Ok, ci siamo. Siamo per prendere funivia. Via. Agitazione? Livello? No, discreto. Da 1 a 10? 4. 4. Concentrazione? 8. 8, buono. Agitazione voi? Sì, da 1 a 10? 6. 6, dai Gabri. Si può fare, si può fare. Si può fare? Ci ha dato delle indicazioni prima la guida. Non dobbiamo mai toglierci gli sci perché ci potrebbero essere dei crepacci nascosti nella neve. Stare sempre dietro a lui. Se perdi lo sci. Se non perdi camminare. Lo sci, sei morto, insomma, perché non puoi camminare. Se è vero. Tutti hanno la sicurezza. Ma che bomba? Ok, adesso stiamo per prendere la seconda cabina via. E poi siamo arrivati. Okay, a quanti metri? Su 3777. Correggo, 3008. E sti cazzi! Nice! Wow! Raga, non avete capito. Cioè, fammi capire, ho paura a sporgere il casco. Con la GoPro qua. 1400 metri. Che strapiombo c'è qua. Guardate dove dobbiamo passare noi. When we walk down, we are all on the rope. Yeah, yeah. So no problem. Okay. Christian, che è il nome della guida, ci ha detto che quando la neve è così, quando viene giù così, è perché fa caldo. Ah, comunque raga, si sente un botto il fatto che siamo a quasi 4000 metri. Perché si fa una fatica della Madonna. Sì, abbiamo fatto le scale. A respirare. Veramente abbiamo fatto due scalinate. C'è proprio la sensazione di giramento di testa. Meno male che ho smesso di fumare. Ma qua la grotta di ghiaccio. Ok, adesso siamo in questa grotta. Da lì inizia discesa a piedi bella nazzi. Ci sta imbragando tutti assieme. Non chiedetemi il motivo. Io sono il primo ovviamente. L'alboreto della situazione manca oggi. È un cane la guida. Io ho lo zaino che mi ha dato lui che è rotto. Non ho la cintura qua davanti. Quindi balla un po'. Allora è abbastanza nazzi la situa, raga, perché si tiene con una mano, ok? Io dietro, loro mi tengono, però si scivola abbastanza. Left side o straight? Sembra una stronzata nella GoPro, però raga, cioè ti è strapiombo, se vai giù di lì muori. Tornantino. Guarda qua. Occhio al tuo piede. Occhio al tuo piede. Qua è un po' più nazzi la situa. Quello è il segreto di far queste cose, godersela senza avere troppa paura.
Non so se vi rendete conto, cioè noi siamo su uno strapiombo destra e sinistra qua. E la GoPro sembra tutto piatto, lo so già. Ma lui dice di andare straight adesso, però se non pianti i talloni, col cazzo che vai straight. Qui senza corde, che paura. Minchia, non sapete quanto cazzo sto sudando. Ah, raga, ho un problema io sullo sci. Ho un attacco che non tiene, l'ho scoperto lì sopra. Infatti ho paura che mi si inganci. Ho sganciato lo sci, aspetta. Quanto è quotata lo stacco di sci? Zero. Che bello. Eccolo. Quanto è quotato? Eccolo qua. Stop, stop, stop. Per capire meglio la situazione bisogna capire come è fatto un attacco da sci. Lo scarpone ha una tacchetta davanti e una tacchetta dietro. Quando si va a inserire bisogna attaccare la tacchetta davanti e far coincidere anche quella dietro. Si attacca lo scarpone premendo. Il problema è che il mio attacco posteriore, ieri quando agganciavo lo scarpone, slittava indietro perché c'era il fermo qua che non teneva più e si faceva scalare tutto l'attacco indietro e quindi si sganciava tutto. Guarda qua. Ah, wait, 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 I have to put back. No, but it's out. No, wait. Yeah, but it's out. If I do a turn, I'm coming. Non può essere giusto, stronzo. No, ancora, porca p***a. Devi andare giù. Guarda. Perché ormai è tutta dura. Temo che si stacchi in continuazione. Porca p***a. Ah, ecco. Volevo solo verso l'attacco. Ah, proprio completamente. Ascolta. Questo. Eccolo. Buona, vediamo. Niente raga, non si è staccato più volte l'attacco, proprio mi si è proprio sfilato dallo sci. Quindi mi sa che io adesso mi fermo a metà e prendo il treno. Ma detto che c'è il treno. Niente, allora in realtà ragazzi ci siamo divisi adesso, che io ho gli attacchi rotti, quindi devo farmi quella scalinata lì a piedi, prendere un ovetto e poi in cima là c'è un treno e col treno tornare a Chamonix. Bella merda. Allora, almeno sto andando a vedermi una grotta ghiacciata che c'era qua sotto. Figata, figata questa, no? Almeno una cosa di bello l'ho fatta. Niente. Ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio. Oh. Ah. Ok, adesso mi devo fare tutta la scalinata da qui fino a in cima, in cima, in cima là. Avete capito? Aspetto della Madonna. Questa cosa mi sta facendo odiare la giornata. Non avete capito quanto è lungo, raga. Io sono partito dove c'è il blu là in fondo. Devo arrivare là, eh. Scarponi da sci è... Cioè no, non si può fare sta roba. Allora, ho preso la cabina via al pelo, tra l'altro, perché stava chiudendo. Alle 16 chiudeva. Cioè c'era il tipo col megafono che stava urlando: cabina via è chiusa, e quindi sono corso gli ultimi gradini al pelo. Adesso sto aspettando il treno. Basta. Allora, boh raga, in realtà sono appena arrivato giù in fondo. Sono qui davanti a questo bar a aspettare gli altri. Vabbè, siccome non so cosa fare, sono qui già da mezz'ora, però ancora non si vede l'ombra degli altri. Allora, direi che ci fosse stata molta più neve sarebbe stato fighissimo. Solo il primo pezzo veramente bello. Poi invece per il resto era abbastanza una merda. Da un lato, vabbè, sfiga che avevo l'attacco rotto, però vabbè, quella è sfiga, non ci si può fare niente. La guida in sé
lascia un po' a desiderare. Non mi piaceva come si approcciava a noi, troppo boh, 100 euro a testa per questo servizio, e quindi direi che non è stato il massimo, nel senso che io continuavo a chiedergli un cacciavite per mettere a posto l'attacco e lui non mi lasciava andare a chiedere alle altre persone il cacciavite perché aveva fretta di scendere. Però sei stronzo, infatti a un certo punto mi fa: no no, tu prendi il treno. Allora decidete. Tanto mi ha detto Gabri dai messaggi che faceva schifo a scendere il resto. Per la spesa che è stata, in realtà, tra venire qua in una giornata, benzina, casello, traforo del Monte Bianco, ski pass, mangiare, 100 euro di coso, insomma, andranno via circa 300, forse di più, euro. Secondo me non vale la pena fare un'esperienza, cioè nel senso, ci poteva stare se c'era veramente tantissima neva. Neva. C'è la neva, non scuola. Ecco, in questo caso non c'è la neva, vado a scuola, che è meglio. Chi è che ha sofferto di più secondo voi? Io o voi? Forse te. Guarda. Ma tu non hai idea della scalinata che ho fatto io. Ma tu non hai idea della scarpinata che abbiamo fatto. Abbiamo probabilmente una scarpinata che equivaleva alla tua scalinata. Finalmente siamo tornati. Io prima, quando ero lì sulla panchina da solo, ho dato un mio parere. Dovete darmelo voi adesso. Fare. Sì, no. Da provare. Da provare. È un experience, quindi è sempre da fare. Okay. Però la giornata non è stata delle migliori, okay, per la guida e per le condizioni. La guida, ok, la guida siamo tutti d'accordo. La guida, sì. Condizioni di neve è quel che è. Abbiamo inverni così ormai caldi. Esatto. Quindi okay. La guida gli abbiamo pagato lo ski pass, il panino, l'acqua, sì, con l'arancia. Tutto è stato pagato. Profumatamente in nero. E diciamo nome e cognome da guida. Basta, io spero che comunque anche questo video vi sia piaciuto. Anche se è un po' così, vabbè, avete visto che comunque anche con un po' di sfiga, con gli sci che non funzionavano, con una giornata un po' del cazzo di qua di là, si riesce lo stesso, volendo, a divertirsi, comunque a provare a fare una nuova esperienza più che altro. Lasciate un like solo per l'impegno, direi, non perché siamo tutti mega in sbatti in realtà. Esatto, bravo, per tutte le energie spese oggi. Iscrivetevi al canale e ci vediamo prossimamente in un nuovo video.